43 anni fa la strage alla stazione di Bologna, in cui persero la vita 85 persone e ci furono 200 feriti. Una giornata emotivamente carica di tensione nel capoluogo emiliano, e lo si vede dai fischi e attacchi contro ministro della giustizia Nordio. Per il capo dello Stato Mattarella, la matrice neofascista della strage è stata accertata nei processi e sono venute alla luce coperture e ignobili depistaggi, cui hanno partecipato associazioni segrete e agenti infedeli di apparati dello Stato. Sul palco in piazza Medaglie d'Oro a Bologna, il presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime, Paolo Bolognesi, che sollecita una legge per le vittime di terrorismo. Poi l'intervento del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, testimone ravvicinato del dolore quotidiano di queste famiglie. Se siamo arrivati a sentenza, dice, solo grazie ai familiari, alle parti civili, alla Procura Generale di Bologna. Ma ora vi chiedo, chi ha paura della sentenza sui mandanti? Bisogna fare chiarezza e decretare gli atti, chiede la premier Giorgia Meloni. Mentre in aula al Senato interviene anche il presidente La Russa. Tanti, troppi depistaggi hanno caratterizzato questi decenni e hanno impedito la ricerca della verità. Ha perso la vita a soli 18 anni, falciato da un'auto in Viale Umbria a Milano, schiacciato contro un palo davanti agli occhi dei genitori che poi hanno accusato un malore. Carl, giovane libanese con doppio passaporto canadese, ha riportato fratture troppo gravi, non ce l'ha fatta nonostante l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto all'ospedale Niguarda. Pare che l'auto abbia fatto un'inversione a uno, a svolta in un punto in cui era vietato, causando di fatto l'incidente. Aveva denunciato i suoi datori di lavoro durante un sopralluogo della Guardia di Finanza nella barberia di Sestri Ponente, a Genova, nella quale da alcune settimane lavorava in nero come altri ragazzi. Per questo Mahmoud Abdallah, 19 anni, è stato ucciso a coltellate dai suoi titolari e il suo corpo è stato poi mutilato. Ora due egiziani di 27 e 26 anni sono in carcere e collaborano con gli inquirenti per ricostruire l'efferato delitto. Un bambino di 9 anni è rimasto ferito gravemente dopo essere stato schiacciato da un ponteggio che era stato installato a protezione del portone d'ingresso di una palazzina di via delle Corazzate ad Ostia, sul litorale romano. La prognosi rimane riservata, ma non è in pericolo di vita. La struttura crollata è stata sequestrata dagli agenti del 10° gruppo mare della Polizia Roma Capitale, che indagano anche sulla dinamica dell'incidente. È atterrato alle 5 del mattino all'aeroporto militare di Ciampino il volo speciale dell'aeronautica militare predisposto dal governo italiano, proveniente da Niamey, con a bordo i nostri connazionali che hanno deciso di lasciare il Niger dopo il colpo di Stato. Ad accoglierli il ministro degli esteri Antonio Tajani e l'incaricato d'affari americano a Roma. A bordo del volo c'erano in tutto 87 persone, oltre agli italiani anche cittadini di altri paesi, compresi 21 statunitensi. Nuovi attacchi di droni militari di Kiev sulla città di Mosca e in Crimea, sulle navi russe, secondo fonti russe, colpito di nuovo il grattacielo centrato domenica scorsa. Intanto la Russia annuncia esercitazioni militari nel Mar Baltico, cresce la tensione al confine tra Polonia e Bielorussia, Varsavia denuncia una violazione dello spazio aereo e invia nuove truppe. Nel colloquio telefonico con Putin, il presidente turco Erdogan afferma che la fine dell'accordo per le esportazioni di grano dall'Ucraina non gioverà a nessuno. La benzina continua a salire nonostante i cartelli con i prezzi medi che devono essere obbligatoriamente esposti dal 1 agosto in tutti i distributori italiani. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori dell'osservaprezzi del Mimit, il prezzo medio praticato dalla benzina in modalità self è 1,920 euro al litro, quello medio praticato dal diesel self è 1,776 euro al litro. A spingere i prezzi all'insù sono le quotazioni dei prodotti raffinati, i cui aumenti dipendono a loro volta in larga parte dal basso livello delle scorte. Bentrovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì. Cambiano le cose su parte del nord. Ci sarà un primo impulso instabile che valicherà l'area alpina e causerà dei temporali su alcune zone, specie il nord-est. Difatti aria fresca che nel corso di venerdì man mano si spingerà su tutto il Mediterraneo, con venti rotazioni di maestrale anche al centro-sud, qualche rapido temporale ed un calo delle temperature entro il weekend. Andiamo al dettaglio, quindi possiamo notare una giornata inizialmente di bel tempo, poi temporali su Levante Ligure, Toscana settentrionale, arco alpino e nord-est. Attenzione a temporali anche grandi nigeri tra il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia. Rimanenti zone del centro-sud invece con condizioni di stabilità, tempo soleggiato e clima ancora caldo. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trebi Meteo, visitando gli articoli sul nostro sito web.